Ciao a tutti, benvenuti a questo video di risposta al tag di Luisa sugli ebook reader. È un tag che mi è piaciuto particolarmente perché io sono stato un early adopter degli ebook reader. Ho comprato il mio primo ebook reader nel 2008 ed era questo, che era un Cybook Gen 3. L'ho sfruttato tantissimo, ancora prima che ci fosse veramente il boom anche del mercato librario. Per cui sono sempre stato molto legato a questa tecnologia e ho pensato che questo tag fosse veramente fantastico da rispondere. Mi scuso per la voce perché sono raffreddato, penso che si senta, però adesso vado a rispondere comunque alle domande e abbiate pazienza per questo piccolo inconveniente di tono. E ebook reader hai? Da quanto lo possiedi? Allora, questa è una domanda a cui posso rispondere in due modi, quella che ho accennato prima, cioè ho un ebook reader dal 2008 e ho avuto un Cybook per tutti questi anni, però poi l'ho sostituito l'anno scorso perché per sopraggiunta anzianità incominciavo a fare le bizze, non avevo tutte le tecnologie che mi erano utili, ho preso un Kindle 4, quindi quarta generazione, che non è il Kindle Basic che viene venduto adesso sul Kindle Store, che sarebbe il Kindle 5. Perché hai scelto questo modello? Nel caso del Cybook, nel 2008 non c'era tanta scelta, si poteva scegliere soltanto tra questo e il primo Kindle, ma era complicatissimo perché all'epoca andava acquistato in America e non si poteva acquistare direttamente dal Kindle Store, bisognava acquistarlo tramite eBay e tramite altri clienti, diventava complicato, inutile perché non avevi comunque accesso al Kindle Store. C'era un modello della Sony, ma andava fatto importare comunque dall'America, era molto scomodo. Alla fine optai per il Cybook, che era di produzione francese, quindi europea, ed era facilmente reperibile sullo store di Simplicissimus, quindi garantiva comunque una certa assistenza anche in Italia. Il motivo per cui ho scelto Kindle invece primariamente è per il Kindle Store, che è un abbondantissimo repository di libri e su questo non ci piove, io leggo anche in lingua, per cui poter accedere al parco autori del Kindle Store è sicuramente un grande vantaggio. L'altro motivo è per le capacità di sync del Kindle, perché utilizzo anche Kindle come applicazione sui dispositivi Android, sul PC. Potermi trovare tutto sincronizzato, note, annotazioni, evidenziazioni, il segnalibri, e il punto di lettura per me è comodissimo. Mi trovo spesso magari in metropolitana che non ho dietro gli e-reader, e leggo sul mio cellulare e poi me lo ritrovo la sera sul Kindle. Questa è una comodità estrema e quindi ho scelto questo modello per questo. Non ho preso il touch perché io lo trovo inutile. Avendo già un tablet su cui utilizzo comunque l'applicazione Kindle, non trovo utilità nell'utilizzare un Kindle Touch. Sono molto interessato al Kindle Paperwhite perché mi dicono, nonostante le critiche che avevo letto in giro, che comunque l'illuminazione non è retroilluminato, ma è un'illuminazione sulla pagina. Ci penserò quando mo mi morirà questo qui, penso tra qualche anno, quindi. Leggi le tue statistiche di lettura o elenca quanti libri hai letto tramite dispositivo. È francamente impossibile perché a differenza di Kobo, Kindle non ha le statistiche di lettura, quindi non è possibile leggerle. Poi, come stavo dicendo, sono 5 anni che ho un ebook reader, non ho tenuto il conto di quello che ho letto da una parte o dall'altra. Ho fatto una rapida review su Goodreads di quest'anno, ho letto circa 21 libri in ebook, formato ebook su 72 totali, ma giusto così per dare un'idea di statistica del rapporto tra cartaceo e ebook. Aggiungo anche che quest'anno mi sono molto dato più al cartaceo perché sto cercando di smaltire le scorte che ho a casa. Solitamente penso che il rapporto sia 1 a 2 di quanto leggo in cartaceo rispetto a quanto leggo su Kindle, quindi metà metà di solito. Quest'anno siamo circa un terzo. Carta o ebook? La questione carta o ebook è
è annosissima perché quando cercavo di far campagna già all'origine sull'utilità degli ebook reader, mi si tira fuori il discorso che, accidenti, io non lo sopporto. Ma l'ebook non è un vero libro, non lo puoi toccare, non lo puoi sfogliare, non puoi sentire la consistenza delle pagine, non puoi annusare l'odore della carta. Riguardo a questa cosa dell'annusare l'odore dei libri, è talmente divertente come cosa che addirittura ci sono dei cities proof nell'elenco 1 dentro la descrizione, che si chiama Smell of Book, tanto per intenderci. Sulla natura dello scherzo, io sono un feticista della carta come tutti i bibliofili. A me piace collezionare libri, ho anche molta affezione a distinguere edizioni, a cogliere un'edizione piuttosto che l'altra, a fare magari la collezione di tutte le edizioni uguali se è una serie, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi sono reso conto di una cosa leggendo sugli ebook. Beh, io gli ebook li avevo scelti per poter accedere a dei libri che non sono trovabili in cartaceo, quindi è stata quasi necessità all'inizio. Però mi sono reso anche conto di una cosa: si tende, se non si ha un ebook reader, a comprare anche molti libri, se non si ha la buona abitudine di andare anche in biblioteca, di comprare molti libri che alla fine non vorresti conservare in libreria, nella tua biblioteca personale, nella tua libreria, nel tuo scaffale. Si compra compulsivamente vuoi per curiosità, vuoi per l'altro, e si tende a accumulare un sacco di cose che poi si tende anche a rivendere. Io l'ultima volta ho mandato un pacco di circa 40 libri al libraccio. Tra l'altro, essendoci grande differenza tra il prezzo del cartaceo e il prezzo dell'ebook, spesso per certe cose vale la pena prendere l'ebook. Io su questo ormai me ne sono convinto. Soprattutto per quelle letture un po' più leggere, magari dettate dalla curiosità, preferisco comprare l'ebook. Secondo me viaggiano completamente in parallelo. Diciamo che l'ebook è il mio mezzo di fruizione di massa, cioè ci butto dentro tutto quello che vorrei leggere e non conservare potenzialmente. Magari poi scappa che un ebook particolarmente mi piace e quindi mi compro il cartaceo per il valore di collezione. E lì torna il feticismo della carta, non ci si possa fare niente su questo punto. Non potrei rinunciare assolutamente ai libri di carta, però per la fruizione normale mi trovo meglio con l'ebook. Consiglieresti o no l'acquisto di un dispositivo di lettura? Ha un lettore forte che non ha l'idiosincrasia e non è afflitto da feticismo della carta demente, scusate il termine. Sì, lo consiglio tantissimo per i motivi che dicevo al punto precedente. È uno strumento molto potente che permette di risparmiare tanto sia in termini economici che di spazio, quindi lo consiglio. Qual è il lato positivo del possedere un dispositivo? A portarsi praticamente una biblioteca di centinaia di volumi in tasca. Me ne sono accorto soprattutto quando vado in vacanza. Io, fino a qualche anno fa, prima di avere gli ebook, la mia famiglia è sempre stata una famiglia di lettori forti. Ci si portava una valigia per i libri e bisognava fare una selezione atroce, ovviamente, e decidere quali leggere e portare tutti insieme una valigia in più. Questa cosa qui adesso, non esiste più. Noi siamo un caso patologico perché la mia famiglia ha un ebook reader a testa, però capite anche il vantaggio. Si parte per la vacanza, si caricano tutti i libri che ti interessano, la selezione la fai al mare, se ti scoccia di leggere un libro, passi un altro senza sentirti in colpa e senza dover aver buttato del peso in più. Questa è la cosa più comoda di avere un ebook. E l'altro che dicevo è la sincronizzazione, ossia se leggo in metropolitana su un dispositivo o comunque sui mezzi quando sono in giro e poi mi ritrovo a casa la sera, il punto in cui ero arrivato, e questo è sicuramente il lato più positivo. Qual è il lato negativo del possedere un dispositivo? Direi l'uso della corrente elettrica, nel senso, se si scarica l'ebook e sei da una parte in cui non puoi ricaricarlo, alla fine ti perdi tutti i vantaggi di cui parlavo sopra. Il libro cartaceo questo non l'avrà mai. Cioè, sto scherzando ovviamente. No, è un lato negativo, dai, diciamo che la dipendenza dall'elettricità è un lato negativo. Se cadono le linee elettriche, tu hai il tempo di carica dell'ebook,
e poi saluti e baci. Se si esaurisce e non puoi più ricaricarlo, resti al palo. Quanto solitamente sei disposto a spendere per un ebook? Secondo te i prezzi degli ebook sono equilibrati? 5 anni fa avrei detto no, perché gli ebook costavano poco meno, uguale o a volte assurdamente più del cartaceo. Adesso no, come stavo dicendo prima, in un punto precedente, gli ebook sono arrivati a un risparmio tra il 30 e l'80%, soprattutto sfruttando magari l'offerta del giorno di Amazon o queste offerte qui, anche ci sono anche su IBS, non ci sono solo su Amazon, ma io ho il Kindle. Quindi secondo me adesso i prezzi degli ebook sono abbastanza equilibrati rispetto al prezzo del cartaceo. Quanto sono disposto a spendere per un ebook? Direi sostanzialmente non più di 5 euro. Secondo me è un prezzo equo 5 euro rispetto magari a una brossura di 10, cioè circa il 50%. Perché per tutta la questione di non ho l'oggetto fisico che comunque per il mio feticismo è un colpo, di un certo tipo, ma è un colpo. Ho speso una volta 12 euro per un libro appena uscito in libreria. E lì è stata una mia. Poi l'ho imparato come si faceva. Ho speso 12 euro per un libro che ne costava 18. Ovviamente, se fate il conto, è comunque il 40% di sconto. Quindi ho fatto un ragionamento puramente matematico. Fatto sta che poi passo al libraccio 4 giorni dopo. E era nel settore nuovi usati già il 40%, e quindi potevo avere il cartaceo allo stesso prezzo. Da allora ho imparato a prima farmi una navigata a libraccio, vedere se c'è, se non lo trovo lo prendo, però adesso difficilmente spenderai quella cifra per un ebook. Di solito mi mantengo a orbitare attorno ai 5-7 euro, ma di solito aspetto comunque le offerte. Il titolo dell'ultimo libro formato ebook che hai letto sarebbe Introvert Power. Era nelle letture di agosto, accennato nelle letture di agosto, ho detto che avrei fatto un altro video, non so se lo farò. L'ho preso in ebook perché per attendere il prezzo, sicuramente in libreria qui non si trova difficilmente, e su questo è il grande vantaggio di avere l'ebook. Non ho dovuto neanche aspettare la spedizione, l'ho scaricato il giorno in cui l'ho scoperto e me lo sono letto. Il titolo dell'ultimo libro formato cartaceo che hai letto. Sarebbe una risposta complicata, dico il De Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro, perché però l'ho letto metà e metà, in realtà l'ho letto un po' in ebook, un po' in cartaceo, però è l'ultimo libro che avrei letto comunque in formato cartaceo, cioè che ho finito in formato cartaceo. Eleonora ha aggiunto una domanda in più, se abbiamo dato un nome al nostro dispositivo. No, io non l'ho dato. E quindi passo su questa domanda, però è bello dare un nome alle cose, io non lo faccio mai e ammiro chi riesce a trovare il nome, tra l'altro magari azzeccato ironico, alle cose, mi piace tantissimo, io non ne sono in grado e non do il nome alle cose, è il mio ebook, il mio Kindle e basta. Il video tag finisce qui, ringrazio chi si è iscritto ultimamente, ho avuto un po' di iscrizioni e sono più che contento che abbiate seguito il mio canale. Ci vediamo al prossimo video, che a questo punto è il posticipatissimo video sulla libreria, che a questo punto sta andando alle calende greche. Ciao a tutti, grazie.